vediamo un'altra cosa. Quest'altra cosa che vediamo, abbiamo visto che questo saggio era del 52, quest'altra cosa che stiamo per vedere invece è del 47. Ed è un altro ibrido, perché che ci porterà ancora più dentro al mondo della rondine, perché inizia ad affrontare altri temi da altri punti di vista. Perché innanzitutto è un ibrido di un'arte tra molte virgolette più alta e una più bassa, quella, essendo quella più alta la pittura di Salvador Dalì e quella più tra molte virgolette bassa la cinematografia di Walt Disney, ed è un capolavoro che è stato riportato alla luce nel 2003, che io ho avuto l'immenso piacere di vedere quando fu dato in anteprima a Bologna in Piazza Maggiore. Non a caso il titolo che gli è stato dato è Destino, ed è un'altra bellissima metafora, dura 5 minuti e qualcosa, sull'incontro tra maschile e femminile. Introduce molti temi che sono quelli della rondine, nonostante la rondine sia precedente, sia veramente a metà tra il simbolismo, cioè quello di Baudelaire, di Breton, eccetera, e il surrealismo di Dalì, di Magritte, di cui adesso parleremo, che cioè Puccini è arrivato proprio in mezzo ed è arrivato in pieno conflitto mondiale, laddove Neumann tra l'altro studiava molto il parallelismo tra la crescita e l'evoluzione di un singolo individuo con l'evoluzione della storia, no? Quindi fondamentalmente l'età della storia riproporzionate nell'età del singolo individuo, e questa rondine avviene in un momento particolarissimo, e non so quanti di voi sono abbastanza dentro al mondo malatissimo dell'opera lirica, lasciatemelo dire, da sapere che sulla rondine gira un po' il tormento, intorno alla rondine gira un po' il tormentone del ma è un'opera o è un'operetta, perché sentirete, ed ecco perché ho tirato in ballo Walt Disney, che in certi momenti la musica è veramente molto disneyana, cioè americana da sogno, sembra non avere quasi niente, bugie, perché il terzo atto è a livelli di Mahler e di Strauss per quello che insomma riguarda la musica sinfonica adesso contemporanea. Però è stata tacciata di questo, perché in realtà in un primo momento la rondine era stata scritta come un'operetta per il teatro di Vienna. Poi, a causa di insomma, problemi relativi anche al conflitto mondiale in corso, l'accordo con il teatro di Vienna fu rotto e lui, Puccini, ebbe la possibilità di affidare il libretto, per questo vedremo che ci sono due nomi tedeschi tra gli autori del libretto, a Giuseppe Adami. E quindi questo libretto, che sembra una cosa veramente frivola, ogni volta che viene rappresentata la rondine ci sono calici di champagne, piume, a gogo, e io la ritengo un'opera assolutamente mistica, affida appunto il libretto a Giuseppe Adami, che poi sarà il librettista di Turandot. Turandot è l'ultima creazione di Puccini ed è anche rimasta incompiuta, proprio perché le domande che Puccini inizia a porsi in questa rondine non avranno una risposta. Cioè Turandot non ha un finale, Turandot finisce col suicidio di Liu, vedremo perché, cioè con la morte di questa donna, ma adesso destino. Thank you.
mayem diarum sar filin o esey wenin tuki o yu ke maru adu betri mariko bianco e nero proprio perché
Il bianco, innanzitutto, vabbè, se, ho letto un saggio bellissimo che Guido Primicile, che appunto era l'attore che teneva il laboratorio, mi ha dato, di Roberto De Simone, era il saggio, che è un regista teatrale napoletano molto famoso, e parla appunto di tutto il significato degli uccelli, soprattutto dei gallinacei, insomma, come uccelli che simboleggiano la morte, la rinascita, eccetera. Pulcinella ermafrodito, perché Pulcinella partorisce, quindi è sia uomo che donna, addirittura pare ci sia un quadro che è di proprietà di Edoardo De Filippo, in cui Pulcinella, che molto spesso viene raffigurato come una gobba, partorisce dalla gobba questi pulcinellini, di cui degli altri Pulcinella. Tutto questo per arrivare al fatto che sono rimasta veramente fulminata, perché questa campana, sia di Destino che quella di Puccini, le davo dei significati, ma non riuscivo a spiegarmela del tutto, e quando ho letto questa cosa ho detto: Pulcinella porta attaccato alla cintura un batacchio, una campana, perché la campana, avendo la femmina e il maschio, cioè, è un simbolo appunto dell'ermafroditismo e dei due sessi, quindi è il simbolo dell'incontro tra, o meglio ancora, tra maschile e femminile, io direi, a questo punto. Quindi ieri, quando ho letto questa cosa, ho levitato così da terra per la gioia. Allora, e visto che stiamo parlando, dobbiamo iniziare a parlare di questo Giacomo Puccini. È bravo. Bianco. Proprio lui. Puccini the Hunter, che significa il cacciatore, no? E la prima parte in inglese la traduco io, e poi ci sono delle interviste a persone che lo conoscevano e che quindi parlano in toscano. Puccini, nelle cui opere gli uccelli sono veramente onnipresenti, gli uccelli e le creature volatili in generale, perché il butterfly è una farfalla, Tosca è un buon falco, c'è sempre costantemente questa simbologia dei volatili e degli uccelli. Era un cacciatore di uccelli, ma di quelli tosti, insomma, nel senso che era il suo sport preferito, ed era anche un donnaiolo abbastanza spietato, tra l'altro anche su quella che è stata sua moglie per tutta la vita. Elvira era in realtà la moglie di un altro originariamente, che però poi è diventata la sua, e quindi insomma un uomo pericoloso per le donne, un uomo che sicuramente quel lavoro di proiettare sulle donne il suo femminile inconscio nella sua vita l'ha fatto parecchio, ed è incredibile, perché appunto ci aspetteremo di... dobbiamo veramente capire, per questo io vi ho voluto far leggere quel saggio all'inizio, dobbiamo veramente capire chi sono questi personaggi adesso che inizieremo a conoscerli, se sono delle donne, se sono degli uomini, o se sono Puccini stesso, e se semplicemente sono una raffigurazione di tutti gli aspetti di questa personalità, da un lato molto complessa, dall'altro veramente emblematica della sua età, della sua contemporaneità. Allora, la rondine.